Molti sindaci lamentano che l'IMU porta oneri agli enti locali, ma nessun onore. Guardi, questo è un passaggio che è anche un po' surreale, questo dell'IMU, perché noi abbiamo avuto tagli pesantissimi da parte del governo nazionale, tanto da mettere in ginocchio i comuni di tutto il paese. Napoli, curiosamente, è tra le città più colpite. Poi il governo dice ai comuni: aumenta le tasse. I sindaci sono tra l'altro eletti direttamente dal popolo, differenza di questo governo, e poi le tasse che i comuni eventualmente aumentano, metà di queste tasse se le piglia il governo. Io credo che, direbbe Totò, ho detto tutto. Cioè non ci sono, credo, commenti politici da poter fare su questo tema. Noi come ANCI abbiamo alzato molto la voce politica. Il governo non sottovaluti la protesta dell'ANCI e le proposte dell'ANCI. Io anche ho chiesto un ulteriore incontro urgente anche col Ministero dell'Economia insieme al Presidente Delrio, perché siamo molto molto preoccupati. Ma ripeto, quando dico noi non è un plurale maiestatis parlando di Napoli, noi parlando dei comuni di tutta Italia. E quindi fino adesso proposte e risposte all'altezza della nostra preoccupazione non ci sono state. Ovviamente attendiamo fiduciosi, siamo anche consapevoli del momento difficile, ma abbiamo fatto proposte che possono essere assolutamente accettate e credo che questo serva anche per mantenere il paese unito e che le tensioni sociali non degenerino, quindi è una risposta che è necessaria da parte del governo perché le situazioni nei territori cominciano a essere molto molto complicate, basta vedere quello che accade in Campania, ma non solo in Campania, basta vedere quello che accadeva l'altro giorno che stavamo in televisione in Liguria, ma lo stesso potremmo dire del Piemonte, della Calabria, della Puglia, della Sicilia. I sindaci vogliono assumersi responsabilità, però vogliono essere presi in considerazione adeguatamente da parte di questo governo.